Partiti. Lungo la corda Hellfire in leggero vantaggio con all'esterno Take a Profit, ancora più a centropista Erin May, questi tre in linea a precedere Nicolò Msichet che si sposta all'esterno di tutti lasciando in coda Freccia dei Griff e Carisma. Decisa in vantaggio Hellfire, che prosegue spostandosi dallo steccato e ora lungo la corda si profila la minaccia di Take a Profit che ora avanza al suo interno mentre più a largo sono Erin May con all'esterno Nicole of Secret e Freccia dei Griff. Siamo a 200 dal palo con Hellfire che si mantiene saldamente al comando e nel tratto finale Hellfire si impone nei confronti di Erin May e Freccia dei Griff al quarto posto, Take a Profit. Andiamo a rivedere la bella affermazione di Hellfire in testa da un capo all'altro. Il numero 3 dello schieramento con Carletto Fiocchi in sella. Al posto d'onore Take a Profit che è rimasto in quota al suo interno fin sul palo, quindi il probabile ufficioso arrivo di questa quinta corsa di Napoli dovrebbe essere 3-4-6. In attesa che la regia ci ripropone il filmato, ma è tutto per oggi. Ecco, rivediamo le immagini. Hellfire numero 3 che si impone. Al posto d'onore il numero 1 di Erin May, al terzo posto il numero 6 di Freccia dei Griff, al quarto il 4 di Take a Profit. Quindi 3-1-6 il probabile ufficioso arrivo di questa quinta ed ultima corsa di Napoli. A risentirci venerdì prossimo con il convegno di galoppo.